Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Yorukai e dal nostro splendidissimo Robin Deluxe. Stiamo spostando dalla zona di Danusica a questa zona qui per reclutare altri arcieri, visto che abbiamo più spazio per le nostre truppe e possiamo arrivare a 87. Loro hanno, come sapete, gli arcieri migliori di tutta la Carradia, quindi ce li prendiamo da loro. Perfetto, 87. Ci iniziano a succhiare veramente, ci iniziano a prendere veramente tanto oro, raga. E visto che comunque qua ci sono gli arcieri migliori, io direi di bazzicarci qui a Quiaz. Così ogni volta che dobbiamo fare riassemblamento di soldati, di arcieri, abbiamo i villaggi battanici più vicini, piuttosto che arrivare fino a qua e da qui. Quindi andiamo a rompere le scatole a Yasereda qui. Come città neutrale vicina abbiamo Ortisia, quindi sfrutteremo Ortisia. Oh, un castello, raga. È preso sotto attacco. Vediamo se possiamo fare qualcosa. 133 difensori. Mi sembrano un po' tantini. Potremmo sperare però che alcuni comandanti, tipo loro, si uniscano per provare a prenderli da fuori. Ce ne stanno 200, non sono abbastanza. Ok, arrivano gli altri. Arrivano gli altri, perfetto. Ci uniremo alla battaglia. Unisciti. Questa la potremmo simulare tranquillamente perché siamo in netto vantaggio. A posto. Abbiamo perso 4 arcieri, manneggia. Vabbè, facciamo amicizia. Ci prendiamo un prigioniero che vale un sacco di oro. 2 prigionieri. Perfetto. Cerchiamo i nostri. Siamo saliti di livello. Perfettissimo, raga, perfettissimo. Andiamo a Ortisia. Mettiamo tutti i prigionieri tranne questo arciere, ce lo teniamo. Più 5007. Wow. Ah, intanto abbiamo uno stendardo che aumenta il danno delle armi a distanza, quindi degli archi. Più altri 3000. Ah, abbiamo sbloccato, sì, la missione per fare il nostro regno. Quindi dovremmo andare o a Murunat o a Epiroctea. Uno vale l'altro, ragazzi, non mi interessa. Murunat, ogni volta questa è sempre da fare. Non so se vi annoia, quindi male che va, taglio o velocizzo. Ok, nel frattempo abbiamo fatto, ho completato una parte della missione. Abbiamo fatto una skill in arco, più 5 dimensioni del gruppo. Ok ragazzi, io ho completato la missione dello stendardo, mi manca solo di arrivare al grado clan 4, siamo a 2, avere 100 truppe, non le possiamo ancora avere, e conquistare almeno un castello o una città. Quindi dobbiamo sbloccare tutte queste cose, per il resto ci siamo. Quindi direi di tornare a fare rapine. Reclutiamo altri arcieri, possiamo arrivare a 93, bene. Non pensavo, andiamo. Much later. C'è un castello sotto assedio. Saranno Aserai? Possiamo unirci alla battaglia? Possiamo approfittare della situazione per riempirci le tasche? Non lo so. 350 uomini. Andiamo, uniamoci. Eh sì, ragazzi, questa volta ci conviene. Andiamo. Ok. Wow, di balestrieri. Mazza, raga. Noi resteremo nelle retrovie. Loro sono più di noi, ma hanno noi, i nostri alleati hanno uomini migliori. Ok, facciamoli avanzare di poco, non troppo. Non sono tanti perché c'è il limite delle truppe. Gli altri in caso dovrebbero comparirci dopo. Usiamo questa battaglia per skillarci, per livellare nelle nostre abilità di tiro. Preso. Oh, grande Robin. Ok, sto piazzando i miei arcieri dietro ai loro balestrieri. E da qui andiamo avanti solo noi. Loro fanno da supporto. Noi vediamo se riusciamo a beccare qualcuno. Restiamo qui, facciamo fare tutto a loro. Noi siamo arcieri. Se qualcuno si avvicina provo a sfrecciarlo. No, sono tutti i nostri questi. Andiamo avanti. Eccoli.
Via, via, via. Oh, cazzarola, sono comparsi. Sono spawnati qua. Via, 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 via. Ritorniamo dai nostri arcieri. Stanno caricando. C'è io dietro. Oh, mi sono allontanato troppo dalla nostra formazione. L'ho salvata a quello. Oh cazzarola, non me ne ero accorto. Via via, non mi devo girare. Sono in mezzo al nemico. I miei uomini sono qui in mezzo. Via 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 via. I miei sono là sotto, bravi. Al sicuro dal nemico. Che lì arriva un'altra ondata. Oh, stanno andando dai miei. Ok. Ce l'hanno fatta. Non sono arrivati. Ok, direi che è vinta. Ne sono rimasti 5. Stanno scappando. Che bella vittoria, ragazzi. Abbiamo ucciso 8 uomini, per adesso è un record. Abbiamo fatto un sacco di punticini. Piacere, Robin. Prendiamoci questi. Chissà quanta. Prendiamoci questi. Chissà quanto bottino abbiamo preso. Per non aver perso nemmeno un soldato, direi che è ottimo. Ci mettiamo questa. E una volta venduto tutto, possiamo ritornare. Abbiamo fatto pace con i Jawal. Ha detto! Non so chi siano, raga. Ah, qua ci stanno riprovando. Però se io entro, raga, se io entro mi dimezza gli uomini. Quindi aspettiamo di nuovo qua, vediamo se arriva qualcuno. Potremmo provare a prenderci questi. Vediamo di che pasta sono fatti. Hanno un po' di cavalleria, però. 4-8, 4. Hanno più veloci di noi. 2 seconds later. Così. Presi. Ci dai in svantaggio. Siamo più di loro, ma ovviamente loro sono ben corazzati. Hanno arcieri a cavallo, cavalieri, fanteria e arcieri. Quindi tatticamente sono un gradino sopra di noi. Proviamoci lo stesso. Ok ragazzi, ci siamo. Abbiamo un tipo col forcone. Pazienza, pronto. Io spero che lui sopravviva. Arriveranno prima con gli arcieri a cavallo, che sono, non sono tantissimi. Potevo mettermi davanti alla collina. Eccoli qua. Mettiamo tutti qua. Loro non avanzano al momento. Hanno mandato solo sti 4 arcieri a cavallo. Che periranno. Ok, avanziamo, avanziamo. Ok, da qui li pigliamo. Anche loro hanno gli arcieri, ne hanno 28. Io direi di avanzarli un altro po'. Siamo a tiro, però la precisione non è massima. Ok, già qui va meglio. Uno è andato. Avanzano. Arretriamo, arretriamo, arretriamo. Siamo a tiro dei cavalieri. Aia. Ho preso uno dei miei, cazzo. Wow. Bella. Ma sono questi che mi rompono. Ne ho uno alle calcagna.
Bello. Usate le spade, raga. Ok. E questa è stata una bellissima battaglia. Sono rimasti i cavalieri. Dieci danni. Ho finito le frecce. Cazzarola. The next day. Non riusciamo ad ammazzarli. Oh, uno è andato. Ok, è morto. Oh, ragazzi, nuovo record. 18 kill. 15 punti con l'arco, 16 con la forma fisica. Lui è prigioniero, secondo me, per come è conciato, spenderanno un sacco di dindini per riaverlo. Abbiamo fatto infatti un livello con forma fisica, meno 40 a danno da carica. Sì, visto che siamo arcieri, sì. Poi con l'arco, più 8% danno con gli archi, subito. Però siamo rimasti in 47, 48. Ci sono morti tanti arcieri, mannaggia. Dobbiamo ritirarci, non possiamo più stare qui, è pericoloso. Loro si sono ripresi il castello, mi fa tanto piacere. Riandiamo ogni volta, purtroppo dobbiamo fare così. No, ragazzi, no. Così ci massacrano. Via. Sono loro, però. Ok. Ci depistano loro. Aiuto. Ok. Siamo salvi. Oh, raga, considerando che non sto vendendo le spade, a questo giro ci stiamo facendo 27k. Tutto di bottino. E adesso ci toccherà di nuovo prendere altre truppe, ovviamente arcieri. Quindi tornerò di nuovo nelle zone di Pen Cannon, dai Battania, e ci rifaremo. Devo dire che sono soddisfatto, abbiamo combattuto diversi comandanti Aserai e l'abbiamo spuntata con i nostri arcieri, che adesso ci stiamo rifacendo. Nel frattempo, ragazzi, noi abbiamo parte della famiglia che possiamo chiamarci a noi. Quindi a lei ce la chiamiamo, dovrebbe essere, non lo so, nostra figlia e nostro fratello. Perfetto, fra un po' ci raggiungeranno e andiamo di qua. Stanno provando a prendere il castello. Andiamo a dare un'occhiata. Eccoci qui, 319, 300. Vabbè, sì, se ci uniamo li sfonniamo, raga. Ok. Io le invierei, ragazzi, neanche a combatterla. Sono proprio senza speranze. Abbiamo perso 4 uomini. Much later. Vediamo, sì, qua gli Aserai sono in guerra con qualcuno, credo l'impero. Quindi pane per i nostri denti, andiamo subito. Dove c'è una battaglia noi ci infiliamo. Loro sta iniziando a scarseggiare, sotto i 10k iniziamo a essere poverelli. Dobbiamo sfamare i nostri arcieri. Difensori 126. Che ne dite, ragazzi, ci proviamo? Ah sì, dai, proviamoci. Cazzo, 400 che ci danno la caccia. Oh, non è malata del tempo, subito. Un attimo, raga. 10 seconds later. Ok, li abbiamo seminati. Altri 400 di qua, no, mannaggia. Siamo circondati. Io sto finendo i soldi. Vediamoci qua, in città. Attendi. Falli andare via. 3 days later. Belli. Prendiamo loro. Ci possiamo mettere tutti. Recluta. Siamo in sovraccarico di soldati, ma dobbiamo fare una battaglia, raga. Ok, siamo a pari numero. Livello di potere uguale. Andiamo. Allora, loro hanno... Vabbè, sono misti. 34 cavalieri. Mannaggia, raga. Ok, abbiamo... Ah, loro sono i membri della nostra famiglia che abbiamo chiamato. Sono a cavallo, vabbè. Glielo toglieremo nella prossima battaglia. Ci mettiamo larghi. Pronti. Aspettiamo che arrivino. Siamo molto svantaggiati in quanto hanno una trentina di cavalieri che ci daranno non poco fastidio. In questo momento si spostano, non avanzano, vengono solo gli arcieri a cavallo, come al solito. Eccoli qua. Faranno una finaccia loro. Ok, stanno morendo tutti. Dai, ne restano due. Come se non ci fossero. Ok, sono andati. E loro avanzano. Ah, comunque dai, abbiamo quasi un centinaio di
Piacere, guardate quanti sono, in file da 5, sono infiniti. E invece sono solo 93. No, scusate, sono 100, perché ne ho aggiunti alcuni alla fine. Ok, eccoli là, arrivano lentamente. Raccogliamo frecce, che poi restiamo senza. E iniziamo a scoccare. Aia. Frecce in mezzo, aia. Ok, ne stiamo ammazzando però. Ho preso uno dei miei. Facciamo la spada. Stiamo ammazzando. Ok. La fanteria è andata, ragazzi, restano gli arcieri. Oh, non me l'hanno lasciato manco uno, raga. Ma sono fortissime. Hanno resistito alla cavalleria, raga. 30 cavalieri erranti. Ne è rimasto l'ultimo. Ok, eccolo qua. Morto. Che dire, ragazzi, 100 contro 100 li abbiamo devastati. Bene, bene, bene. Un bel prigioniero. 38 prigionieri e 37 che livellano. Poi abbiamo 2-2 di 26. Questi sono meglio dei nostri. Non a loro, ma dei nostri familiari. Esatto. Iniziamo a mettergli cose interessanti. E ora noi dobbiamo scappare da qui, andare a Danustica il più veloce possibile. Oh cazzo, porca miseria, ci hanno intercettati. Vediamo se riusciamo a sfuggire. Provano a 3-6. Dai, ok, 3-9. Ce l'abbiamo fatta. Siamo salvi. Danustica, la nostra salvezza. Sì. Ah, voglia, wow. Per poco, ragazzi, per poco. Non ci... facevano le chiappe. 6.500 dei prigionieri. Prendiamo più 29.000. Però, allora, dobbiamo fare diventare arciere. Siamo ritornati ad avere un po' di gain. Andiamo. Ma Onira l'hanno presa i Kurzaiti, ragazzi. Sono arrivati fino a qui, fino all'impero. 5 minutes later. Stop there. Who are you? No, mi hanno intercettato. Cazzarola, ragazzi, siamo in 90, questi sono in 120. Mannaggia San Crispello. Ci dobbiamo provare, raga. Raga, se vinciamo questa possiamo ritenerci soddisfatti. Sono un botto loro. Molti di più. Sbaglio, hanno 40 cavalieri. Spero di no, raga. Ma mi pare di sì. Ne hanno un botto di cavalli, raga. Ne hanno proprio tanti. Cazzarola. Questi per fortuna sono arcieri, però. Però. Alcuni stanno perendo. Cazzo, arriva la fanteria. Aiuto. Aiuto. Ai. Via. Vieni qua. Facciamo la spada, raga, aiutiamoli. Ok. Oh, li stiamo spaccando. Buono, buono. Ok, ne sono rimasti pochi. Oh, raga, ma siamo... sono fortissimi. Ok, questo è morto. Paraccio. Mi ha ammazzati tutti. Incredibile, pensavo fossimo spacciati. Ci vediamo sti poracci. Perfetto. Altri prigionieri. Altri power up. Wow. Illegalità, perfetto. Meno 20% sarete delle truppe di banditi.
50 prestigio. Dai, raggiungiamo questa Onira. Finalmente. C'è la taverna. Abbiamo 11.000 di prigionieri. E adesso ragazzi, io terminerei la puntata qua. Abbiamo fatto grandissime cose, abbiamo combattuto e sconfitto soldati Azerai con un numero maggiore del nostro. Oh, qua intanto stanno attaccando Nira, oh raga, vabbè, se la stanno riprendendo, era dell'impero. Quindi io per oggi mi fermo qua, vi chiedo per favore di lasciarmi dei like, a voi che vi siete visti la puntata, almeno lasciatemi un pollicione in su, che a me mi aiuta tantissimo, e ci vediamo alla prossima puntata, presto e ciao ciao! Euro car